Esattamente, diciamo che è stato bravissimo Solerio a vedermi dietro, perché molte volte là dal fondo... la mascherina, come se dovesse... No, vabbè, purtroppo io l'ho avuto anch'io ed è un grosso handicap, non sembra ma è un grandissimo handicap, quindi tanto di cappello che fino ad ora era anche riuscito a tenerla. No, però diciamo che ho avuto più fortuna di quella della poca bravura che ho avuto contro il Rimini quando l'ho sparata alle stelle, ecco, mettiamola così. Diciamo che l'azione è quello che ci chiede il mister in settimana, come ne abbiamo fatte tante soprattutto nel secondo tempo. Diciamo che nel primo tempo siamo partiti un po' col freno a mano e purtroppo noi non ce lo possiamo permettere, perché siamo una squadra che deve imporre le sue cose. Nel momento in cui non imponiamo il nostro gioco diventiamo una squadra normale, e quindi se vogliamo fare quel salto di qualità dobbiamo fare il secondo tempo anche dall'inizio. Magari loro sono stati bravi a venirci a prendere alti, che era una cosa che magari nelle altre partite non hanno fatto, però sicuramente noi se giochiamo possiamo venire fuori da qualsiasi situazione, come è stato nel secondo tempo, perché nel secondo tempo loro sono comunque venuti a prenderci in avanti e noi giocando siamo riusciti a uscire, quindi è una cosa che dovevamo fare anche nel primo tempo. Ma il mister è come lo vedete anche voi in conferenza stampa, non è uno che sbraita, non è uno che ha cercato di trovare il problema e allo stesso tempo la soluzione. Il problema era che non giocavamo, perché fondamentalmente abbiamo fatto poche azioni, e quindi ci ha solo detto di stare tranquilli e di fare quello che sappiamo fare. Volevo dedicare la nostra reazione, il fatto di aver reagito per la maglia, a Enzo Scaini, che so che è un rappresentante del Vicenza di tanti anni fa. Ieri sono venute la moglie e la figlia a farci in bocca al lupo e a dirci che cos'era per lui il Vicenza e il calcio, e quindi vogliamo dedicargli questa nostra reazione. Purtroppo nel calcio si ricordano solo le vittorie e a volte neanche quelle, quindi però noi come squadra vogliamo ricordarlo. Sì, ma purtroppo in questo campionato sono tutte toste, perché l'avete visto, abbiamo fatto le prime tre partite secondo me a livello di gioco forse le migliori di queste sei e abbiamo raccolto solo tre punti. Nelle altre tre, che magari il gioco è mancato un po' di più, ne abbiamo fatti sette contro magari avversari che sulla carta potevano essere più attrezzati. Quindi questo è il campionato e quindi ogni partita va affrontata una per volta nel egual modo. Ma l'emblema è la parità con la Feralpi Salò, cioè questa squadra sul 3-0 a Salò al 90esimo pressava ancora, quindi vuol dire che a livello fisico stiamo bene. Probabilmente in questo momento dobbiamo fare solo quel salto mentale che ci permette di diventare da una squadra buona a una squadra forte.